Ciao a tutti, oggi prepareremo le madeleine in tricolore. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 20 minuti. Gli ingredienti sono burro fuso, latte, polvere lievitante per torte salate, salsa di pomodoro, pesto, farina, uova, sale e grana. Diamo il via alla ricetta. Andiamo a mettere nel boccale la grana. Andiamo a tritare per 10 secondi a velocità 10. Prendiamo le uova, il sale. Andiamo ad amalgamare per 30 secondi. Velocità 5. Andiamo a unire la farina, il lievito e andiamo ad amalgamare per 5 secondi, per 50 secondi a velocità 5. Adesso, togliendo solo il misurino e con l'esame in movimento per 50 secondi a velocità 5, andiamo ad unire sia il burro fuso sia il latte lentamente. Quindi mettiamo prima in funzione il bimby 50 secondi, velocità 5. L'impasto delle nostre madeleine è pronto. Adesso andiamo a dividerlo in tre parti uguali. Dopo aver diviso l'impasto in tre parti uguali, adesso andiamo a mettere la salsa di pomodoro e il pesto in due dei tre impasti. Uno lo lasceremo bianco. Dopodiché andiamo a imburrare questa teglia e andremo a dividere gli impasti all'interno della teglia. Dopo aver messo l'impasto negli stampini, andiamo adesso a riporlo in frigo per 30 minuti. Adesso andiamo a mettere in forno a 200 gradi per 5 minuti e poi abbassare il forno a 180 gradi e proseguire la cottura per altri 7 minuti circa. Maddalena tricolore, grazie e alla prossima ricetta!